richiesti, lo so che lo dico sempre, però ho tantissime richieste. Cerco sempre di accontentarvi e di rispondere alle domande che più vi preoccupano e che vi mandano in confusione. Intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e seguitemi su Instagram e sul mio blog perché lì ci sono tutti gli approfondimenti. Vi voglio ringraziare perché siete sempre di più e mi fa tantissimo piacere, però ci sono alcune che rimangono, come dire, indietro perché magari mi hanno appena scoperta e io vi ringrazio veramente perché mi scrivete su direct di Instagram e vi guardate tutti i miei video in una notte alcune, però questo alcune può creare solo confusione, quindi il consiglio che io vi posso dare è anche quello di prendervi il vostro tempo per capire bene un concetto, non esagerate con le nozioni tra video, blog, eccetera, altrimenti entrate nel pallone, nella confusione più totale. Quindi mi raccomando, piano piano si impara tutto. Oggi vi voglio parlare di tipologie di capelli. È un argomento un po' spinoso, quindi spero veramente di non commettere errori. Eventualmente io qua nell'info box vi lascio l'articolo nel quale ne parlo, che sicuramente è molto più dettagliato, sicuramente aiuterà tantissime. Quindi cominciamo. Volevo partire con il concetto della classificazione della tipologia dei ricci. Allora, molte di voi già sapranno che esiste una classificazione dei capelli ricci, perché infatti, non essendo tutti uguali, si è dovuto, ecco, ricorrere a una classificazione per cercare, ecco, di aiutare a capire insomma a quale classe apparteniamo. In linea generale esistono tre classificazioni che sono il tipo di riccio 2, il tipo di riccio 3 e il tipo di riccio 4. Queste classificazioni a loro volta si suddividono in riccio di tipo 2, che è un 2A, 2B, 2C, il tipo di riccio 3, che a sua volta può essere di tipo 3A, di tipo 3B, di tipo 3C e anche il 4 stessa cosa. A, B e C indicano semplicemente quanto il capello si arriccia. Quindi un 2A è meno riccio di un 2C e idem, un 3A è meno riccio di un 3C. Per meno riccio intendo la forma del nostro cavatappi che va sempre, vediamo se ne prendo uno. Ecco, la forma del cavatappi che va sempre di più a stringersi. Ecco, è semplicemente questo. Dovete sapere che questa classificazione la si deve ad Andrew Walker, che è uno dei parrucchieri più famosi negli Stati Uniti. È stato lui il primo a suddividere, ecco, le categorie di capelli ricci. Quello che io però ci terrei a dirvi oggi è che per quanto riguarda il mondo del Curly Girl Method, questa tipologia di classificazione non ha tutta questa importanza, perché che voi siate una 2A o una piuttosto che una 3B o una 4C, quello che conta veramente del vostro capello sono la texture, la porosità e la densità. E adesso cercherò di spiegarle al meglio delle mie capacità. La texture del capello indica semplicemente lo spessore di ogni singola ciocca. Quindi i vostri capelli possono essere molto spessi, fini o medi. Ecco, diciamo che la classificazione è sempre in tre. Voi direte: come faccio a capire a quale texture appartengo? Allora, ci sono alcune ragazze che prendono proprio un filino del loro capello e fanno il test insomma, del filo per cucire, quindi in base al filo riuscite a capire quanto i vostri capelli sono spessi. Chiaramente se sono sottili quanto il filo, sono appunto fini, sono leggermente più grandi, sono medi, se sono molto più grandi, sono spessi. Nel mio caso, ad esempio, io ho una texture a capelli spessi. Vediamo nel dettaglio che cosa significa. Allora, i capelli spessi semplicemente sono dei capelli che producono più proteine. Vi ricordo che tutti i capelli sono composti fondamentalmente da proteine, ad esempio la cheratina è uno dei componenti principali del capello e quindi tutte lo abbiamo. Semplicemente c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno.
Quindi nel caso dei capelli spessi, sono capelli che tendenzialmente non hanno bisogno nella loro routine di apportare chissà quali quantità di proteine perché ne sono abbastanza ricchi da soli. Mentre invece i fini è l'esatto contrario, cioè sono capelli che necessitano di inserire le proteine in una routine, poiché ne sono un pochino carenti. In linea generale, quindi, si consiglia di inserire le proteine nei capelli fini, soprattutto tramite l'utilizzo di maschere, ok? Delle maschere messe in posa che, lasciate agire, apportano le proteine necessarie e poi, insomma, va appunto sciacquata via. Ovviamente, come potete immaginare, i capelli medi sono ben bilanciati, quindi in tutti gli esempi che andremo a fare, le categorie medie sono le categorie fortunate, ecco, mettiamole così, sono quelle categorie che sono ben bilanciate già di natura. Poi passiamo alla porosità. La porosità io credo che sia la chiave per capire come comportarvi con i vostri capelli e come di conseguenza agire all'interno del metodo. E adesso vi spiego perché. La porosità indica il modo in cui i vostri capelli assorbono e trattengono quindi l'idratazione. Molte di voi infatti confondono la texture con la porosità, cioè alcune di voi sono convinte che avendo i capelli fini sono poco porosi. Non è sempre così, quindi mi raccomando, la texture è una cosa, la porosità è un'altra cosa ed è molto più importante. Perché è importante? Perché il metodo si basa sul principio fondamentale che è quello di idratare i nostri capelli. Se voi avete dei capelli che faticano a inserire l'idratazione o faticano, scusate questo giubbo, o faticano a trattenerla, vi verrà più difficoltoso apportare quindi idratazione e essere costanti con il metodo, cioè non vedrete dei risultati. Quindi come comportarsi con la porosità? È molto semplice. La porosità si divide anch'essa in tre categorie: bassa, media, alta. Una porosità bassa indica che le cuticole dei vostri capelli sono chiuse, quindi da quel famoso effetto specchio lucido, quindi si presentano come capelli lucidi e spesso tendono a sporcarsi facilmente. Perché? Proprio perché i residui dei prodotti rimangono lì sulla superficie e il vostro capello non riesce ad assorbirlo. Per aiutare i vostri capelli ad assorbire, che siano le maschere piuttosto che i prodotti, avete bisogno del calore. Chiaramente non dovete aggredire i capelli con calore eccessivo, che sia calore dell'acqua piuttosto che del fondo, dovete fare attenzione. Quindi in generale consiglio sempre di sciacquare i capelli con acqua tiepida prima della maschera, poi mettere in posa la maschera. In questo caso, se stiamo parlando di maschere, mettere in posa una maschera che sia idratante o proteica, dopodiché coprire i capelli con una cuffia. Esistono anche delle cuffie termiche fatte apposta per questa tipologia di capelli, cioè delle cuffie che si riscaldano. Così, con il calore, voi starete aprendo lentamente le vostre cuticole e così penetrerà quello che, insomma, avete messo sopra il vostro impacco. Potete, se non volete acquistare una cuffia termica, potete utilizzare una cuffietta in plastica. Io la consiglio sempre a tutte quelle che mi scrivono, una cuffietta in plastica, e passare un po' il phon in questo modo con del calore e farlo i primi minuti e poi poco prima di togliere la maschera. Quando andate a togliere, quindi a sciacquare, fate un risciacquo con acqua sempre un po' tiepida e fate l'ultimo, risciacquo, mettiamo così, l'ultima passata con l'acqua un po' più fredda. Mi raccomando, se avete problemi di porosità veramente bassa, evitate il risciacquo acido. In tantissime commettono questo errore, perché magari vedono che io ne parlo spesso e che io lo utilizzo, ma il risciacquo acido non va bene nel vostro caso, perché il risciacquo acido serve per chi ha porosità alta, ovvero la porosità alta è l'esatto opposto, le cuticole sono talmente aperte che si acquistano l'idratazione, quindi assorbono bene tutto, ma anche la rilasciano subito, ed ecco spiegato anche il famoso effetto crespo. Tendenzialmente si ha più crespo quando la porosità è alta piuttosto che bassa.
Quindi, nel caso della porosità alta, come me, ahimè, sono costretta veramente a limitare il calore del phon al minimo indispensabile e sciacquare i miei capelli sempre con acqua fredda. Questo delle volte non è sufficiente, quindi sono costretta spesso a fare l'ultimo risciacquo. Quando sciacquo via la maschera, sempre con la mia acqua fredda, faccio anche un risciacquo acido con l'aceto di mele. Questo mi aiuta sempre a chiudere le cuticole. Inoltre, durante lo styling, ad esempio, si consiglia di utilizzare, dopo il leave-in, fare il passaggio intermedio con un olio sigillante, poiché l'olio sigillante dovrebbe aiutare, ecco, a non disperdere l'idratazione che stiamo portando. Ovviamente la porosità media è sempre quella situazione di equilibrio che dovete cercare di mantenere, quindi non acqua troppo fredda, non acqua troppo calda e limitiamo i risciacqui acidi. Quindi li potete fare, ma limitateli. Come riconoscere la vostra porosità? Esiste un test che si chiama il test del bicchiere, cioè riempite un bicchiere di acqua fino a metà e poggiate una ciocca dei vostri capelli. Mi raccomando, non strappateveli, ma utilizzate i capelli che per esempio rimangono nella spazzola. I capelli devono essere asciutti, mi raccomando, e li dovete semplicemente poggiare nell'acqua, non dovete immergerli. Se il capello andrà a fondo subito, significa che la porosità è molto alta. Se invece il capello resterà a galla per tantissimi minuti, significa che la porosità è bassa. Se invece il capello sarà a metà, dopo qualche minuto sarà ancora a metà, significa che la porosità è media. Ovviamente non è un test super scientifico, però è molto molto attendibile. Il perché è facilmente, ecco, immaginabile. Le cuticole molto aperte di una porosità alta tendono ad assorbire l'acqua e quindi vanno a fondo. Le cuticole molto chiuse tendono a non assorbire l'acqua e quindi rimangono a galla. E mi raccomando, perché in tantissime avete questo problema della porosità. Mi rendo conto che siano magari dei concetti per alcuni nuovi, però è molto semplice, ecco, con le immagini raffigurative spero di essere stata il più chiara possibile. Quindi porosità bassa, cuticole chiuse, quindi necessità dell'aiuto del calore e non risciacquo acido. Porosità alta, l'esatto opposto, cuticole molto aperte, quindi no calore e sì a risciacquo acido. In tantissime mi chiedete quale tipologia di prodotto va bene per una porosità piuttosto che un'altra. In linea generale, se abbiamo detto che per la texture dei capelli fini e medi, i fini hanno bisogno di più proteine rispetto agli spessi, la porosità, il gioco fondamentale è sempre quello di utilizzare il calore o il freddo come complici, cioè in modo che vi aiutino nel risultato che volete ottenere. In generale però vi posso dire che i capelli ad alta porosità possono, è consigliato insomma, effettuare dei trattamenti proteici con prodotti styling che abbiano delle proteine. È preferibile utilizzare dei burri spessi o degli oli, proprio per la questione del crespo e della necessità di idratarli con ingredienti più pesanti, in modo che il capello faccia più fatica a rilasciarli. Ovviamente risciacquo acido fondamentale, come abbiamo già detto. Per quanto riguarda invece la bassa porosità, è preferibile utilizzare le proteine solo durante le maschere e meglio evitarle durante lo styling. Dovete tendenzialmente utilizzare prodotti più leggeri, cioè se vi piacciono le creme che siano di consistenza molto leggera, poiché altrimenti se il vostro capello non lo assorbe completamente, neanche lo elimina e quindi si creerà quell'effetto molto sporco. Quindi più un prodotto è denso, più i capelli risulteranno sporchi. Dovete usare quindi prodotti a base liquida, umettante ed emoliente e no ai risciacqui acidi, mi raccomando, importante. Passiamo alla densità. Anche la densità, come ormai avrete capito, ha tre categorie. C'è la densità spessa, quella media o moderata, e quella fine o magra, giusto perché i termini sono sempre quelli, quindi ogni tanto si cambia. Fondamentalmente la densità è quanto i vostri capelli sono vicini, quindi se guardate, insomma, qua nei vostri capelli, se riuscite a vedere, quanto più riuscite a vedere la vostra cute, quanto più la vostra densità sarà sottile, fine, scusate.
magra. Invece, se avete difficoltà come me a visualizzare il vostro cuoio capelluto, significa che avete una densità spessa. Quindi, per fare un riassunto della mia situazione, io ho dei capelli spessi, molto porosi, una densità spessa. Anche per la densità, in linea generale, ci possono essere dei consigli. Più che altro sono dei consigli di styling. Per esempio, se si ha una densità fine, quindi la sensazione di avere pochi capelli, bisognerebbe evitare di creare più sezioni per lo styling, cioè quindi mettere il prodotto più genericamente, perché più sezioni voi create, più prodotto mettete e poi vi segnerà, ecco, perché sembrerà insomma che i vostri capelli siano sporchi, tenderanno a scendere e quindi si noterà ancora di più lo spazio che avete tra una ciocca e l'altra, tra un capello e l'altro. Ovviamente l'esatto opposto per una densità come la mia. Infatti io vi dico sempre che lo styling generico a testa in giù per il mio tipo di capello non va bene, perché avendone molti, quindi una densità molto spessa, e devo necessariamente suddividere in più sezioni se voglio un risultato più definito. Spero veramente che questo video sulla tipologia dei capelli vi possa aiutare, perché è veramente un cruccio di tante, veramente. E vi ricordo sempre che il prodotto è importante, ma se non avete queste conoscenze di base, potete acquistare i prodotti migliori del pianeta, il risultato non sarà mai soddisfacente. Se vi è piaciuto questo video, ragazze, mi raccomando, cliccate su iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video.